appena finito il concerto di Giorgio Canali, un grande concerto a Pignataro Maggiore al Monte Wave. Tutta l'organizzazione è molto felice, ti ringrazia, parlo a nome di tutta la Città del Sole, anche del pubblico, e si è divertito tantissimo. Innanzitutto posso chiedere un veloce commento sulla manifestazione di stasera. Come ti è sembrato? Un festival indipendente, ovviamente, gratis, organizzato in forma autonoma. Sai, che esistano cose di questo genere è solo positivo. In Italia purtroppo si tende a scoraggiare questo tipo di iniziative. Chiami sempre qualcuno, tu che sei quello che organizza, ok? Ti metti a cercare e trovi sempre qualcuno che ha un cachet fuori dalla tua portata. Esatto. È così. Sì, sempre. Purtroppo non è difficile trovare chi ha voglia di partecipare. Io per principio tengo i cachet del gruppo bassi, per una questione di principio, perché mi sembra importante mantenere vivo, anzi cercare di incrementare il livello del circuito a cui apparteniamo, che è quello della musica indipendente, alternativa, che sono etichette vuote, lo so, d'accordo, però è quella cosa che fa un po' vivere tutto quanto. Quindi tu, è una questione etica, diciamo, ci riempiamo la bocca? No, la mia etica è pari a zero. Io, se fossi per una questione etica, sparerei, quindi non chiedetemi di etica e di principi morali. No, è proprio un problema pratico. Voglio dire, se tu vuoi che esista un circuito e lo uccidi sul nascere con dei cachet troppo alti o comunque con delle pretese allucinanti rispetto a quello che vali veramente, ecco che il circuito non esiste, muore da solo, capito? Quindi pensi che sono un bastardo, penso solo a me stesso, io etico un cazzo. Quindi pensi che altri artisti però facciano, cioè siano pieno. Un po' incoerenti da questo punto di vista? No, non è una questione di coerenza o incoerenza, è una questione di intelligenza, e penso di essere molto intelligente, penso che ci siano un sacco di fuochi in giro per il mondo della musica indie, gente che vede solo a 10 cm da suonato, 10, 7 anche, 7, così, e non riesce a capire che terreno fertile come quello delle iniziative indipendenti va tenuto vivo e va incoraggiato, e invece purtroppo la maggior parte delle volte, appena uno vende un disco in più o fa due persone in più a un concerto, comincia a duplicare il cachet del suo concerto. Questa cosa è una cosa che mi fa abbastanza venire il volto stomaco. Poi è chiaro che voi piccoli e anche a volte stupidi organizzatori glieli date e ci rimettete dei soldi, sì. E poi poi smettete di organizzare i concerti, capito? Noi no, perché non ce lo possiamo permettere. Però vedi, qui ci siamo incontrati, uno che non chiede un cazzo, uno che non può permettersi un cazzo. Esatto, ci troviamo bene. È venuto fuori una serata di merda, perfetto. Sappiamo che ti dà molto fastidio parlare del tuo passato, perché dici non parliamo mai del futuro. Il mondo è fatto di presente e futuro, il mio presente è abbastanza piacevole, anzi è abbastanza piacevole, troppo piacevole, non riesco neanche a scrivere le parole del prossimo disco. Sto bene. Sarà diciamo. Quando? Faccio un'anteprima? Ah no, sarà quando scrivo le parole, okay. Perché dal punto di vista musicale è già finito da febbraio, quindi no. sono io in arretrato e finché... Infatti loro stanno pensando di farmi volare con la vita dove sto, perché quindi dopo starò peggio, in modo da poter avere delle parole da scrivere, ma io sto bene in questo momento, cioè, cazzo di cosa scrivo? Scrivo, quanta bella giovinezza. Scrivere canzoni pop fanno successo. Ci credi. Però una domanda generica te la volevo fare. Tu cosa pensi di essere stato per la musica italiana? Niente.
dai, sul serio. No, 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 una, un episodio, uno stimolo per qualcuno, una, un esempio da non imitare per un sacco di altra gente, qualcuno da evitare negli autobus, insomma. E chi ti ritiene un mantra del rock italiano? No, tutti d'accordo. Ma sai, un mantra è un canto che si ripete all'infinito, in effetti io sono ancora qui, un po' da Vasco Rossi questo. Infatti siete uscito male, eh? No, no, però io sono ancora qui, capito? Io continuo, in assoluto sto invecchiando, la pelle mi sta cadendo per terra, e le palpebre si stanno afflosciando, le articolazioni mi fanno male, ho le artrosi da vecchio, ormai sono arrivato alla terza età. Però sono ancora qui, faccio le mie cose, secondo me i 6 dischi di Rosso Fuoco, i 5 dischi di Rosso Fuoco e uno di Giorgio Canali che sono usciti negli ultimi 13 anni, 14 anni, secondo me sono tra le cose più belle del panorama italiano. Poi magari sì, sono autoreferenziale oppure gasato, non lo so, però effettivamente c'è un sacco di merda in giro qua. Stai girando anche con i CSI adesso? Il nome effettivo della cosa è ciò che non deve accadere accade. Nessuna garanzia per nessuno, sono Massimo Zamboni, Gianni Marocco, Francesco Magnani, Giorgio Canali, Angela Baraldi e Simone Filippi. Ok, sono 6 cognomi, mm-hmm. 6 nomi. Tutte le etichette che trovi in giro, ex CSI, ex CCP, cioè sono una cosa che noi abbiamo cercato di scoraggiare al massimo, abbiamo anche minacciato di disertare i concerti dove vengono usate queste cose. Poi alla fine è normale che i giornalisti che si trovano ad affrontare questo tipo di cosa, che non è una reunion, mm-hmm. per nessuno di noi è una reunion, col cazzo ci stiamo, cioè, vogliate nessuno. Ma tu hai scoraggiato, cioè voi avete scoraggiato questa pubblicità finta perché rinneghi il tuo passato, ma perché no, vuoi perché valorizzare non è, il presente? Non è questo, cioè noi siamo ci stiamo trovando per suonare insieme. Io tra l'altro fino a un anno fa dicevo che non l'avremmo mai fatto, adesso mi sto rimangiando tutto, perciò devo anche giustificarmi in qualche modo con me stesso, perciò ho la pelle di paglia. Siamo ancora a Giorgio Canali che deve andare perché? A dormire. Allora vi ringrazio anch'io, chiedimi perché. Perché? Boh. Okay. Richiedimelo. Boh. No, perché? Boh. Boh. Ok, ciao. Ci suona il telefono, ciao. Ci suona il telefono, ciao. La fidanzata che lo vuole. Ciao.